San Giuseppe non è soltanto la festa dei papà, è anche il protettore di Ladispoli che ieri è scesa per le strade con i suoi fedeli per una lunga processione con la statua del santo trasportata fino a Piazza Rossellini dove è stata celebrata una messa. Io credo che sia un ritrovare un'identità della città, soprattutto di un'identità che sia di inclusione, di accoglienza, perché questa è una città che ospita tantissimo, come sapete, al di là della popolazione ci sono tanti che vengono, e Giuseppe, il nome Giuseppe in ebraico vuol dire Dio fa comunità, Dio fa gruppo, quindi è il ritrovarsi nella solidarietà e nella vicinanza rispetto anche alle tante fatiche e sofferenze del mondo in questo momento. La processione del Santo Patrono ritorna a distanza di 3 anni e la Ladispoli ne è stata molto felice. Per Ladispoli ovviamente è una grande occasione per stare insieme, per pregare, ovviamente un momento di comunità, e tornarlo a vivere qui nella piazza centrale della nostra città ha un grande valore. Siamo tra l'altro l'associazione che ha fatto riprendere questa tradizione quando nell'88 sono stato eletto presidente della Prologo e ho voluto insieme a Corrado Melone, la nostra anima culturale e storica della città, ripristinare questa tradizione bellissima.